Vestiti, principesse fallite, ballerine del night, mercanti di acquavite, magnacci, tebuffatori, musicisti, cantanti, busoni, alcolizzati, navigatori santi, spacciatori, fornai, drogati, tunisini, proprietari di osterie, gestori di casini, miliardari annoiati, venditori di giornali, barboni senza un tetto, poeti originali, scrittori senza idee, playboy senza pretese, ferrovieri in servizio, poliziotti in borghese, baristi, camerieri, cuochi e lavapiatti, ladruncoli di stereo, ubriaconi e matti. Dei soli che hanno fatto la notte, un marocchino per terra che ha preso un fracco di botte, cornuti appostati sotto casa della gnocca, mentre lei da un'altra parte si fa sguarare in bocca, chioschi di panini, amanti clandestini, maniaci sessuali, camion di spazzini, negre da 20 sacchi, vecchietti mattinieri, giocatori al brevo, falliti, biscazzieri. C'era un ragioniere, lavorava in una banca, aveva il culo sano ma la mano sempre stanca, voleva provare delle nuove emozioni, così ha caricato una figa coi maroni, ma quando ha visto il ghigno si è sentito un po' maiale, lui non sapeva ancora che prenderlo fa male, e così lui decise di fare il grande salto, perché meglio il culo rotto che il colesterolo alto! Il colesterolo alto, si chiese la signora che beveva whisky al malto. Lei tutte le sere andava al piano bar, prendeva un africano e si faceva imbudellar. Così si prese gusto a tutti quei negroni, finì per prendere cazzi che sembravano bottiglioni. Adesso si ritrova col colesterolo basso, ma non può scorreggiare perché si caga addosso. Come mai? Ognuno coi suoi vizi, ognuno coi suoi guai. Perché non ci riuniamo sotto un'unica bandiera? Facciamo un bel partito, lo chiamiamo Forza Sera. Facciamo le nostre regole, andiamo sul sicuro. Prendiamo gli operai e gli rompiamo il culo. E poi gli raccontiamo sfoderando un bel sorriso che chi c'ha il culo rotto finisce in paradiso. Compriamo due o tre televisioni, ci presentiamo alle prossime elezioni. Sì, ma noi ci presentiamo alle prossime elezioni, facciamo un bel programma per convincere i coglioni. Sì, ma noi ci presentiamo alle prossime elezioni, facciamo anche un contratto con tutti gli taglioni. Come l'hanno già fatto? E allora andate tutti a cagare e bevetevi un pisciato del 73, servito direttamente in pappagallo al ristorante Lo Stronzo di Monzuno. Andate a cagare!